è il momento di riflettere sulle forme che ci circondano. Pensaci, paghiamo con delle monete rotonde per una ciambella col buco, vediamo il cartello ottagonale dello stop per strada, entriamo in casa, accendiamo la lampadina rotonda e guardiamo la TV rettangolare, allora ci chiediamo: perché gli oggetti hanno queste forme? Beh, sto per rivelartelo. La lampadina è rotonda in modo da distribuire uniformemente la luce. Il filo di tungsteno, che è illuminato, deve trovarsi al centro e con una forma rotonda è più facile trovare il centro. Inoltre, lampadine di questa forma sono più economiche e più facili da produrre. La carta igienica è a forma di rotolo perché le macchine ci mettono molto meno a fare rotoli piuttosto che fogli singoli. In precedenza la carta igienica veniva venduta in fogli quadrati, ma tale produzione richiedeva maggior tempo ed energia. Le ciambelle hanno il buco al centro in modo che l'impasto venga fritto uniformemente. C'è anche una storia a riguardo. Un capitano, tale Gregory, allora marinaio sedicenne, fece un buco nell'impasto che venne poi fritto per realizzare la prima ciambella al mondo. Inizialmente le monete erano coniate sotto forma di lingotti rettangolari composti da una lega d'oro ed argento. Ma poi scoprirono che era più facile fare e contare monete rotonde. Inoltre, i bordi taglienti sulle monete rettangolari si consumavano più facilmente. I cartelli dello stop sono gli unici segnali stradali ottagonali, in questo modo si distinguono da lontano dagli altri cartelli, anche se dovessimo vederli da dietro. I segnali triangolari avvertono il conducente di pericoli sulla strada, i segnali rotondi regolano la velocità del traffico e i segni rettangolari sono informativi, forniscono informazioni su località e percorsi. I televisori sono rettangolari perché i filmati sono realizzati per questo formato di schermo, ma prima erano rotondi, dato che all'interno avevano tubi a raggi catodici rotondi, CRT, e questi tubi erano rotondi perché era più economico produrli in quel modo. Ma anche se le lenti sono rotonde, non importa, l'immagine viene proiettata su una pellicola a forma quadrata, ed è quadrata perché è più facile da usare. Le lenti della fotocamera sono rotonde perché questa è la forma più comoda per mettere a fuoco l'immagine. Le bustine di zucchero sono lunghe perché non c'è aria all'interno, dopotutto se ci entra dell'aria lo zucchero si indurisce, ma la ragione principale è che così è molto facile metterlo nel tè, si può fare anche con una mano sola. Poggia la bustina su indice e medio e spingi col pollice sulla bustina. Prima di ciò lo zucchero veniva prodotto a grandi blocchi da cui poi venivano prese schegge. Le bustine quadrate sono apparse dopo che la moglie del proprietario di una fabbrica di zucchero si tagliò il dito cercando di scheggiare un pezzo di zucchero da un grande blocco. Il direttore della fabbrica decise che sarebbe stato meglio elaborare una forma perfetta per una tazza. I finestrini degli aerei sono rotondi per la sicurezza durante il volo. Eh sì, perché se fossero quadrati, la pressione e il forte flusso d'aria si accumulerebbero agli angoli e si perderebbe pressurizzazione. Nei finestrini arrotondati, invece, il carico viene distribuito e non si raccoglie da nessuna parte. Secondo una teoria, il simbolo del cuore ha questa forma perché Aristotele ha descritto il cuore umano come una struttura a tre camere, con una piccola ammaccatura al centro. Artisti e scienziati del Medioevo hanno creato il primo simbolo del cuore secondo la descrizione di Aristotele. Le banane hanno una forma curva perché cercano di avvicinarsi al sole mentre crescono. Secondo la teoria più diffusa, la baguette ha quella forma allungata, così è più facile staccarne dei pezzi. Ai tempi in cui veniva costruita la metropolitana di Parigi, il capocantiere temeva delle rivolte, perché tutti i lavoratori avevano il loro coltello per tagliare il pane. Così chiese al panettiere dell'azienda di creare un pane che non doveva essere tagliato. Così nacque la baguette, per cui non servivano più oggetti taglienti. Le gomme turbo sono diverse dalle altre per la loro insolita forma, sembra ci sia passata sopra un'auto da corsa. Una delle teorie più diffuse racconta che prima si usavano dei contenitori fatti di un particolare tipo di argilla chiamato pig, per tenere le monetine. In inglese si chiamava pig bank. Dal momento che questa parola ricorda pig, il maiale, i ceramisti hanno iniziato a realizzare contenitori a forma di maialino. Ecco come è nato il salvadanaio a forma di maiale. Inoltre, in molti paesi, il maiale simboleggia la prosperità e la ricchezza. La maggior parte delle bottiglie d'acqua ha il diametro rotondo non solo perché è più facile tenerle in mano, ma anche perché è più facile applicarvi le etichette. La pasta ha diversi tagli perché ogni taglio è perfetto per un certo sugo. Paste sottili, tipo i cappellini, sono più adatte per salse ed ingredienti leggeri. Paste più spesse e a costine, come le penne, sono ottime per salse brodose e salse a base di verdure.
Il tubo delle Pringles è così perché è più facile da trasportare. Le patatine all'interno, infatti, non si rompono facilmente e per giunta hanno la forma a sella per il medesimo motivo. La pizza è rotonda perché così il calore si distribuisce uniformemente durante la cottura e poi è più facile da dividere in parti uguali. E la scatola della pizza è quadrata perché è più economico produrle così e sono più facili da montare. Anche le padelle sono come le pizze, tonde affinché il calore si distribuisca meglio e si possano pulire meglio, ma il motivo fondamentale è che è più facile cuocere le frittelle e girarle in cottura. Per fare il disco da hockey, in originale si usò una palla di lacrosse che fu tagliata in tre parti e il centro venne usato come un disco. Quasi 100 anni dopo, decisero di abbandonare questa tradizione e cominciarono ad incollare due pezzi di gomma piatta degli pneumatici, ma questo disco non durò tanto. Fu solo negli anni 90 che il disco assunse la sua forma definitiva. Non sappiamo esattamente chi sia stato il primo inventore degli occhiali. Nell'antica Roma si leggevano i testi usando una ciotola di vetro rotonda piena d'acqua. Questo ovviamente fu di ispirazione per nuove idee e verso il XIII secolo sono apparsi i primi occhiali. Solo nel XIX secolo si iniziò a pensare a svariate forme di occhiali per moda. Sì, perché ci si rese conto che gli occhiali tondi non stavano bene a tutti, quindi le montature iniziarono ad assumere forme e dimensioni diverse. Il bastoncino del lecca-lecca ha due piccoli fori per fissare la caramella. Quando il bastoncino è immerso nello sciroppo liquido caldo, scorre attraverso questi fori. Quando è completamente solidificato, si tiene ben saldo al bastoncino. I diamanti sono una rara forma di carbonio che si trova in profondità nella crosta terrestre. Inizialmente l'aspetto di un diamante non è così attraente, ma poi, quando viene tagliato e lucidato, diventa uno spettacolo. La maggior parte dei diamanti ha una forma rotonda con angoli leggermente appuntiti. È con questa forma che il diamante può brillare. La dimensione dei cappelli da cucina dipende dal ruolo e dallo stato del lavoratore della cucina. Gli chef sono i re e le regine della cucina, quindi indossano i cappelli più alti. Da un punto di vista pratico, è anche comodo. Col cappello alto si capisce subito chi è lo chef. È anche più facile nascondere un topino nel cappello. Il numero di pieghe di cappello indica il numero di modi di cucinare le uova che lo chef conosce. Ed è così che tutto prende forma. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti like al video e condividilo con i tuoi amici. Ecco qui già pronti per te altri video che ti piaceranno. Clicca su quello a sinistra o a destra e resta con il lato positivo.